Quindi vuoi guardare, sì, qua dentro? Sì, qua dentro voglio vedere. Guarda. Vieni qua che guardi ancora c'è dentro. Questo era nell'indifferenziato. Questo è nell'indifferenziato, guarda, è quasi tutto di... Non questa roba posto. Qui, carta. Più o meno c'era un chilo di roba. Carta. Beh, qui è pigrizia allora, dai. Quello è pigrizia. Butti nell'indifferenziato e via. Ecco. Oggettivamente si poteva fare molto meglio. E siete al 55%. Questo significa che se probabilmente c'è qualcuno che la fa molto bene e qualcuno invece qualcuno come questi, tira mi spiace ecco dirlo, però tira la media. Sì, dai, prendiamo ancora uno, va. Quale prendiamo? Quello lì? Questo. Prova un po' a vediamo. Plastica. Plastica. Questa roba indifferenziata. Sì, questo qua obiettivamente indifferenziato. Beh, plastica, guarda, plastica. Un altro bel pezzo di plastica. Anche questo, un imballaggio di... Guarda che bello questo. Però ecco, se facciamo la somma dei due, un 80% era ancora differenziabile. Sì. Quindi chi va potrebbe arrivare all'85-90%. Dipende dalla buona volontà delle persone. Beh, ma non è che possiamo controllare tutti i sacchetti così, no? Non è che dobbiamo farlo noi, però bene, dopo questa dimostrazione direi che possiamo partire per si il viaggio cominciare. Così ti faccio vedere che se ne possono anche fare di meno, oltre a differenziarli di più.